Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Alleanza delle forze che si contrappongono alla destra, ed è un compito di cui devono farsi carico tutti, non solo il Partito Democratico. E quindi di chi parla? Del Movimento 5 Stelle. Le telefonate, ore ad aspettare, poi mi ho occupato perché chiami anche tu. Dove eravamo rimasti? Prima della pausa estiva, a giugno, avevamo lasciato Elly Schlein e Giuseppe Conte a braccetto per ben due volte in una settimana, alla manifestazione dei 5 Stelle e a quella della CGIL. Questa non è la piazza del Movimento 5 Stelle, questa è la piazza della maggioranza del Paese, che vede che il Movimento non ha proposte, soluzioni, ma guarda solo alcuni interessi, dei soliti ricchi e potenti. Finita l'estate, la musica non cambia e scorrendo il programma della Festa dell'Unità inaugurata ieri a Ravenna, spicca la lunga lista di ospiti pentastellati. Su tutti Giuseppe Conte, atteso sul palco con Stefano Bonaccini il 9 settembre. Siamo sempre disponibili al dialogo, dobbiamo lavorare su battaglie comuni. Nessun esponente del governo invitato per una festa alla ricerca di un terreno comune tra i due partiti di opposizione. E sicuramente aiuterà la svolta di Schlein contro le spese militari, da sempre baluardo di Conte. L'Italia quello che doveva fare l'ha fatto, adesso ci sono altri paesi, Stati Uniti, Gran Bretagna, che stanno continuando a rifornire di armi, importanti investimenti militari all'Ucraina. Senza dimenticare l'obiettivo di un salario minimo di 9 euro, già ampiamente condiviso. Insisteremo anche sulla proposta fatta con le altre opposizioni su un salario minimo che sia anzitutto rafforzamento della contrattazione collettiva. Nell'anno delle elezioni europee, però, c'è da capire se questa alleanza potrà avere esito migliore delle ultime amministrative, finite con una netta sconfitta del cosiddetto campo largo. Volevamo dare un segnale della nostra volontà. Okay. Di voler unire i nostri sforzi e le battaglie non solo in Parlamento ma anche fuori nel Paese. Confidiamo che riusciremo a convincere tutte le opposizioni a far maturare un atteggiamento diverso per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, che va indirizzato a un negoziato di pace.